Fiorentina batte Basilea 31, grazie ai due gol Nico Gonzalez. Quello Baracca all'ultimo minuto del secondo tempo extra conquista la finale Lega della Conferenza, che giocherà 7 giugno a Praga contro il West Ham. Punto inizio del primo tempo, la Fiorentina in difficoltà nella fase offensiva per poter creare pericoli nell'area, Basilea nella fase difensiva, con i numerosi errori palle perse da Amrabat Dodo, nel tentativo contenere il riavvio degli svizzeri. Punto il passaggio dei minuti, tuttavia, l'intensità squadra Vogel è andata a diminuire, in particolare Augustin, Di e Fambuni, che dal primo minuto hanno premuto molto sulle corsie esterne, specialmente su Gonzalez Brecalo. Il gioco non sembra cambiare il tema con una pressione a campo completo di Basilea e questo non consente alla Fiorentina di giocare come vorrebbe. AT 25 cross interes da Biraghi, testa di Castrovilli che mette la palla in fondo. La Fiorentina si accende. A 31 la squadra italiana diventa pericolosa, la croce di Biraghi dalla sinistra sul secondo post per Gonzalez, che si è diretta su Calafiori alla ricerca della diagonale vincente, ma la palla esce appena fuori. Un minuto dopo Bonaventura si avvicina al gol del gol con un tiro dall'interno dell'area di Basilea, ma il portiere Itz riesce a deviarsi nell'angolo. E sulla battuta fiorentina prende il comando, calcio d'angolo dalla destra di Biraghi. Gonzalez ha lasciato solo al centro della testa la testa e mettono dentro senza problemi. Ora è un amante campo a 41 anni, si avvicina molto al raddoppio. Gonzalez manda Dodo alla croce, colpo testa Bonaventura nell'area avversaria, portiere Itz migliora con una grande sfilata in contatore tempo. All'inizio del secondo tempo italiano parte negli spogliatoi, Tebrecalo inserisce francese Icone cercando dare una maggiore imprevedibilità alla sua fase offensiva, ma Basilea ritorna sul campo con desiderio trovare immediatamente l'obiettivo pareggio, che arriva 9st punishment da centrocampo. Anduni vaga Igor nell'area, viola mentre avanza, batte Terracciano. Un minuto dopo l'italiano ricorda Igor stesso in panchina e inserisce Ranieri. Tre minuti passano e il difensore viola carta per il fallo a centrocampo ad Augustin. R-Batz nel mezzo del campo, Basilea alla ricerca dell'obiettivo che meritavamente raggiunge i 27 anni con Nico Gonzalez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla attraversa l'intera area. Anduni commette anche la mano nella zona, but in reality, palla per l'esterno argentino si accoglie che lo ha inviato in rete a sinistra Itz. Il gioco cambia di nuovo per saltare più in alto di tutti e colpire testa sul calcio d'angolo viola, ma la palla esce appena sopra traversa. Dopo tre minuti recupero e il 21 della prima tappa per gli svizzeri, la gara passa a tempo extraliano, inserisce Jovic al centro del invece di Cabral che nel suo ex stadio non era in grado brillare. 3 minuti e Fiorentina molto vicino all'obiettivo con Jovic che, sulla testa, sulla croce centrale di Amrabat, colpisce un colpo sicuro ma Itz P.